Comunale stasera sarà tornato alle 21, iniziamo con 20 minuti di ritardo a causa maltempo. Siamo presenti in 8, il numero legale dichiara aperta la seduta. Punto numero 1, designatore di scrutatore. Allora, designatore scrutatore il consigliere Controlli, il consigliere Marco Locascio e il consigliere Giuseppe Lanza. Punto numero 2, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche triennio 2015-2017. E invito l'ingegnere, c'è tutti i consiglieri, l'ingegnere Cecchini a illustrare il punto. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, il punto del giorno riguarda l'approvazione del programma triennale, atto che facciamo ogni anno e che altro non è che l'elenco delle opere pubbliche che il Comune, l'amministrazione ha in cantiere, sia con progetti preliminari, sia con progetti definitivi, sia con progetti esecutivi. A questo punto diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo aggiornato i quadri economici e abbiamo riproposto il piano triennale, pressoché uguale, con l'elenco delle opere annuali e poi diciamo da realizzare il triennio. Questo è uno strumento di possibilità. Non so se ci sono delle domande particolari, diciamo sono qua a disposizione. Chiarimenti da parte dei consiglieri, già una maggioranza di sua manca opposizione, chiaramente l'opposizione. Noi avevamo letto già le carte prima. Metto ai voti il punto che approva la mano. Approvata la mano. Punto numero 3. Presa d'atto di inesistenza di aree fabbricate da destinarsi alla residenza e all'attività produttiva e terziaria anno 2015. Sempre l'ingegnere Cecchini. Sì, anche questo punto è diciamo una deliberazione che facciamo sempre prima dell'approvazione del bilancio e quindi sia il piano triennale sia la presa d'atto dell'esistenza di aree diciamo che sono atti preliminari diciamo, dell'approvazione del consiglio. E anche quest'anno abbiamo ritenuto di proporlo in questa maniera perché effettivamente dalla verifica che abbiamo fatto abbiamo ritenuto opportuno non procedere all'ulteriore diciamo, individuazione e quindi diciamo che la stessa dell'anno scorso, quindi penso che si possa passare direttamente all'approvazione, però dico sono qua. Mettiamo i voti là in punto. Allora, chi ha però alza la mano? Come prima, dottore? No. Allora, punto numero 4. Istituzione del catasto di aree percorse dal fuoco ai sensi dell'articolo 10,2 della legge numero 353/2000, legge fatta in materia di incendi boschivi anno 2010, 11, 13, 14. A tal proposito invito il geometra greco a illustrare il punto. Grazie. Buonasera a tutti. Praticamente questa istituzione del catasto incendi riguarda la parte di se ci sono o no del comune. Aree percorse dal fuoco e quanto riguarda boschi, aree infestate, riserve parchi naturali. Siccome noi non ne abbiamo nel territorio, quei pochi incendi che sono stati sviluppati sono piccole entità che non sono neanche presi in considerazione, anche perché il corpo forestale regionale a cui noi ci siamo riferiti per avere maggiori chiarimenti ci ha detto che dal 2010 fino al 2014 il comune di Figarazzi non ha avuto aree percorse del fuoco, quindi per noi è negativo. Siccome bisogna prendere atto di questa delibera, cioè di questa cosa, perché ce lo chiedono da parte della prefettura, l'assessorato, eccetera, è stato sottoposto al Consiglio Comunale per dire l'inesistenza di aree percorse dal fuoco e quindi non possiamo procedere alla restituzione del catasto in centro. Chiarimenti al proposito? Non riesco a capire, scusa, per una domanda di ignoranza, catasto incendi, cosa... Cioè praticamente per lei le aree percorse dal fuoco dipende dall'entità, se ci sono, per esempio noi nel territorio abbiamo riserve boschive o parchi o aree boscate, se queste aree sono state percorse dal fuoco, quindi con dopo
bisogna catastare, rendere particelle catastale e riordinarle e perimetrare, e per quelle aree, per legge, dipende che aree sono, bisogna bloccarle per 5 anni, 10 anni e 15 anni, cioè quelle aree diventano non edificabili per 5 anni. Così diciamo più chiaro. Sono delle aree che non possono essere utilizzate ai fini edificatori. Ora capisco anche la circolare che lei citava del corpo forestale. Sì, perché noi abbiamo chiesto anche al corpo forestale se all'interno del territorio comunale ci fossero aree percorse dal fuoco, quindi tali da essere perimetrate. Chiarissimo, ora la domanda. Chiedo scusa se non No. Lei parla tecnicamente, noi dobbiamo percepire. Va bene. È un atto dovuto comunque. Sì, è un atto che dobbiamo fare per legge, perché ci è stato chiesto più volte sia dalla prefettura che da altre parti questa istituzione del catasto oggi. Anche negativo, ma lo dobbiamo fare, perché in altre occasioni ho fatto delle lettere dicendo che noi nel territorio comunale non ci sono aree boscate o riserve naturali o parchi tali da essere catalogate, quindi censiti e bloccate per quanto riguarda gli incendi. Cioè, non siamo come da montana, non siamo nell'entroterra dove hanno possibilmente questa zona, stiamo a bloccare il mare. No, invece io ti dico che il mare è la nostra grande fonte di ricchezza e salvezza, anche per persone di mortenti, perché tutta l'acqua che cade la finisce al mare, non si può. Ma poi c'è un fuoco. Quindi la nostra grande fortuna è anche quella che non cade, Pino. Quella è un'altra cosa, no? Giornata di siccità è una diventare. Prosciughiamo il mare. Purtroppo. Vabbè, altri chiarimenti? No, va bene, allora metto il punto ai voti. Chi approva alzi la mano. 9 voti favorevoli. No, non c'è punto numero 5, decurtazione misura dei gettoni in presenza del Consiglio Comunale anticipando l'applicazione del 27 di risoluzione della medesima con adeguamento alla normativa vigente. Allora, c'è una proposta per quanto riguarda l'Assemblea regionale, si è pronunciata e decurterà a partire dalla prossima consigliatura, quindi man mano che ci saranno le scadenze dei consigli comunali, una decurtazione dell'indennità pari al 20% sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista numerico per quanto riguarda consiglieri comunali. E abbiamo pensato di anticipare i tempi prima ancora che entri in vigore questa decurtazione del 20% di applicarla fin da adesso. Quindi a fronte di questo è stata formulata la proposta da parte dell'ufficio. Quindi si adegua alle normative vigenti con la riduzione del 20%. Questo era il punto, dico se ci sono chiarimenti, l'ho seguito io, diciamo, l'iter di questa pratica, se qualcuno ha bisogno di chiarimenti. Allora, sei stato chiaro, noi ci adeguiamo alla normativa nazionale, contestualmente anticipiamo la decurtazione a seguito della legge regionale che ci impone una decurtazione del 20%. E quindi noi, siccome dobbiamo essere obbligati ad adeguarci al gettone di presenza, che siamo un comune superiore a 10.000 abitanti, anticipiamo la legge regionale e ci decontiamo prima, dovrebbe entrare in vigore la prossima consigliatura, perché il prossimo mandato con lo sindaco avrà l'obbligo di decontare, ma noi lo facciamo anche. Quindi metto ai voti il punto numero 5, decontazione del misura del gettone di presenza della nuova normativa. Approvato all'unanimità. Allo stesso tempo viene nominata esecutività del punto, quindi chi approva alza la mano, sempre non lo propongo. Ultimo punto all'ordine del giorno riguarda le dimissioni del consigliere di sottoranza dalla terza commissione consigliare dei regolamenti di turismo, sport e spettacolo e attività produttive. È stata depositata la dimissione da questa commissione.
Quindi il consiglio si deve pronunciare per quanto riguarda la surroga al componente di maggioranza. Prego, scusi Presidente, su questo punto non abbiamo avuto possibilità la maggioranza di esprimere il nominativo per mancanza di tempo. Quindi chiedo proprio 2 minuti di sospensione affinché ci confrontiamo e diamo il nome. Perfetto, metto ai voti comunque la sospensione di 5 minuti da parte approvata la mia. Ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Vice prefetto che si è messo in comunicazione con la prefettura. Noi abbiamo
questo momento contatti con la dottoressa? Con la dottoressa Sempreviva, che è un viceprefetto del gabinetto del ministro dell'interno, che ha allertato Sua Eccellenza il prefetto di Palermo, la dottoressa Cannizzo. A distanza di 24 ore, la dottoressa Cannizzo mi ha chiamato, mi ha chiesto alcune delucidazioni sul problema, perché chiaramente cambiano anche i prefetti, quindi la continuità di conoscenze non può essere, diciamo, detenuta su una persona. Ha fatto il punto della situazione con me telefonicamente e martedì della scorsa settimana ci ha convocato ai tre sindaci di Carazzi, Villa Abate e Misilmeri in prefettura, facendo il punto con noi, con il nostro ufficio tecnico, con l'architetto che ha predisposto il progetto, ma soprattutto con la Protezione Civile regionale. Da questo incontro è scaturito un ulteriore incontro che si è tenuto lunedì di questa settimana all'assessorato al territorio. Il territorio ci ha mandato all'assessorato in Irpinia e dal colloquio che abbiamo avuto con questi due assessorati sembra che la Regione potrà intervenire per una parziale soluzione del problema, cioè attraverso un intervento per le sole acque nere, perché le acque bianche sono di competenza dell'ambito che si occupa, diciamo, dell'acqua, quindi in questo caso dell'AMA. A questo punto la parola in questo momento passerebbe, diciamo, al nostro referente, che è l'AMAP. L'AMAP chiaramente ha un affidamento che si concluderà nel mese di novembre, quindi una pianificazione così importante non potrà essere fatta da qui al mese di novembre, ma se l'AMAP domani dovesse in via definitiva ereditare le sorti di tutti questi comuni che facevano parte dell'ex APS, sarà il nostro referente primario. Ho parlato con il sindaco di Palermo tra virgolette mi ha detto ci aspetta a braccia aperte, perché lui è stato, diciamo, il fautore della soluzione politica che portava l'ex APS dentro AMAP. E vi dico di più, la soluzione che è stata, diciamo, percorsa è una soluzione che si è rivelata vincente alla luce del fatto che non esiste un'alternativa oggi, Giuseppe, all'AMAP. L'AMAP oggi ci dà l'acqua, per quanto riguarda Figherazzi addirittura ci fa pure la depurazione, quindi il nostro interlocutore primario è e sarà anche nel futuro, qualunque sia la sorte di questi comuni che erano ex APS, comunque sarà un partner che ci accompagnerà anche nel futuro. E allora la problematica degli allagamenti vive, diciamo, una vita parallela anche alle sorti dei comuni ex APS, quindi alle sorti del nostro comune per quanto riguarda la gestione dell'acqua. Non ci siamo fermati, tutta questa storia che io vi ho sintetizzato in qualche minuto l'abbiamo rappresentata con l'assessore al ministro per il tramite di questo viceprefetto, e siamo costantemente in contatto con il ministero. Ho cercato anche, ma ancora non ho risposta, di portare all'attenzione della Protezione Civile Nazionale il problema, perché qualora la Protezione Civile Nazionale dovesse fare un'ordinanza contingibile e urgente come quelle che fanno per le zone che subiscono dei traumi a livello, diciamo, meteorico o attraverso delle calamità naturali, se dovesse fare la Protezione Civile Nazionale un'ordinanza di tal genere, questo permetterebbe alla Protezione Civile Regionale di intervenire, di occuparsi del problema. Chiaramente io non sono stato diplomatico quando sono andato dal ministro, ho tirato fuori il telefono e ho fatto vedere le fotografie delle scene più significative, ho fatto vedere il nostro maresciallo Kill, che è il comandante della stazione, io ho un video dove lui tira fuori una donna in gravidanza dalla macchina che era restata lì sull'incrocio, quindi il ministro ha la percezione della gravità dei fatti. Questa amministrazione, non avendo la bacchetta magica, e sfido chiunque a dire che ce l'abbiamo e la nascondiamo dentro il cassetto, sta facendo tutto quello che è nelle
possibilità nostre come amministrazione, come autorità di un territorio, per cercare di portare all'attenzione di organi sovralocali, sovraregionali, il problema. È chiaro che se qualcuno di voi ha altre idee, altre soluzioni, altre prospettive che non siano soltanto un pensiero sganciato dal realizzabile, l'amministrazione è pronta a ricevere qualunque tipo di sollecitazione. Finendo tutto questo iter, io andrò dalle forze politiche che in questo momento non sono vicino alla mia amministrazione, perché per me questo problema non ha pieno colore politico. Per me, se mi può aiutare la sinistra o la sinistra radicale o chi è in posizione di contestazione di tutto quello che si muove a livello politico, e allora io mi rivolgerò anche a queste persone se possono darmi una risposta concreta per la soluzione di questo problema. Ma non deve passare assolutamente il messaggio che questa amministrazione sta con le gambe accavallate o con le braccia conserte su questa problematica, perché questa problematica noi la conosciamo da vicino e la studiamo di giorno in giorno per cercare la soluzione migliore. Mi congedo da voi dicendovi che si è fatto un po' di ironia sulla posizione che Figrazia ha tenuto questa notte e durante, diciamo, la giornata a causa dell'allerta meteo. La posizione tenuta da questa amministrazione è una posizione di responsabilità che viene dettata dal fatto che non perché io ho il potere di firmare un'ordinanza che chiude le scuole, questa ordinanza risolve il problema di una eventuale allerta meteo. Io mi sono consultato con i miei colleghi del comprensorio, Altavilla non ha chiuso le scuole, Casteldaccio neppure, il sindaco di Villabate fino a ieri sera mi aveva detto di non voler chiudere le scuole, il sindaco di Bagheria mi ha detto che le avrebbe chiuse, ma Villabate e Bagheria mi hanno detto pure che le hanno chiuse perché avevano dei problemi di infiltrazione e non perché c'era l'allerta meteo, perché io ho problemi di infiltrazione nelle mie scuole non ne ho e quindi non posso chiuderle ogni qualvolta piove, perché il clima è cambiato, abbiamo un clima tropicale, dobbiamo abituarci a questo tipo di tempo. La politica si deve abituare a questo tipo di emergenze e non è corretto puntare il dito nei confronti di chi ha delle responsabilità, perché io ho lasciato libere le mamme e i papà di mandare i loro figli a scuola, ma questo non mi ha impedito, con il maresciallo Chilla, che ringrazio, ma anche con gli assessori che mi hanno seguito e la protezione civile e i vigili, di visitare le scuole, ogni aula delle scuole, per verificare le condizioni anche morali dei nostri ragazzi, anche di spirito dei nostri ragazzi. Erano tutti tranquilli, stavano studiando, mangiavano. Roberto è testimone di quello che abbiamo vissuto questa mattina, abbiamo incontrato tutti, erano tranquillissimi. Poi il sole ha così colorato la giornata e ha dato una nota anche, diciamo, allegra. Me ne frego della ironia di qualche amico giornalista che dice: ma tu avevi un accordo con il Padre Eterno o con il Dio Thor e sapevi che di mattina non ci sarebbe stato nulla. Io non sapevo niente, ma ho analizzato dei fatti. Allerta arancione e non rossa sul mio territorio, abbiamo delle scuole perfettamente sicure, facciamo la manutenzione, certo non abbiamo tanti soldi, però le scuole sono nei nostri obiettivi, abbiamo una buona protezione civile, siamo presenti sul territorio, ma perché avrei dovuto allertare ancora di più la mia popolazione? Perché avrei dovuto dire alla gente: abbiamo paura, stiamoci a casa? Abbiamo fatto delle valutazioni e queste valutazioni, anche con il professore Vega, con Mario Vega, ci hanno portato a dire: apriamo le scuole. E io credo che poi alla fine la nostra cittadinanza ha ragionato secondo coscienza, perché vedete, quando io andavo a scuola e pioveva, mio padre e mia madre mi dicevano: arriva prima a scuola così non ti bagni. Quando comincia a pioviginare, arrivaci prima. È chiaro che il mondo è cambiato e questo non si può fare più. Però la buona volontà e l'intuizione di ogni papà e di ogni mamma sopperisce
qualunque decisione, ed Enzo Locascio fino alle 11 di sera parlava con me al telefono, sopperisce qualunque decisione di un sindaco che può fare l'ordinanza, può anche non farla, ma io ho la responsabilità di fare le cose che vanno fatte, non le cose che Facebook mi suggerisce, le cose che ti farebbero prendere un voto in più e quindi mi renderebbero più simpatico. Io faccio le cose che devo fare, non le cose che mi danno un'utilità politica o personale. Scusate, ma era giusto precisare queste cose. Altri interventi a parte dei consigli comunali? Avendo esaurito io